avvicinare agli F. I rocchi avvieti in 60. 17 i piloti al via. E anche la gara di debutto dell'erede, dello zar Nicola Larini, vincitore di tantissime gare in turismo, in DTM, e quindi c'è anche per lui una discendenza qui in pista. Davide Larini con 588, ma intanto lì davanti, abbiamo detto Alessandro Olimpio con 525, Valerio Reticella con 550, scatteranno dalla prima fila. Dietro di loro Fabiano Tattei e Lorenzo Quattrocchi, che proveranno a infilarsi subito nella lotta per la testa. Importante rimanere attaccati al trenino dei primi, e poi ce la si può giocare con sapiente utilizzo delle scie. Sia riuscito a beffare Lizio in partenza. Staccatona al primo tornante. È proprio lo stile Valerio Senta che ha preso la testa davanti ad Alessandro Lizio e a Tattei. E ci sono stati due scambi di posizione per la seconda piazza. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo dietro Rivicella, che guida e prova ad allungare. Sta Tattei, poi Dan Carlo, quarto davanti a Tempesti, chiurato Ferrari, ma lì davanti, grazie alle lotte alle sue spalle, Rivicella è riuscito a mettere già 4 decimi tra sé e gli avversari. Ed eccoli, Tattei che fa stato distinto con la seconda piazza, quindi Rivicella, Tattei e Lizio, le prime tre posizioni. Della finale 60.000. E
siamo nel corpo del quarto dei 10 giri. Ecco, dai. Signor Ross, 2.09, 2.05 dei commissari sportivi, ripeto, piloti della Senior Ross, 2.06, 2.09, 2.15 sono attesi dei commissari sportivi. E torniamo alla lotta di testa, dove il colpo di scena, è stato staccato dai primi due, sono stati e sono in lotta aperta. Quarto sempre fuori a Carlo, anche Tempesti e Pistilla, ma eccoci nel discesone finale con Taddei e Lizio. Siamo nel corso del quinto giro, la metà gara sta andando in archivio, esatto, metà gara archivio. Taddei guida su Lizio, ma sempre un solo cazzo, tanto solo Lizio. Vediamo, se Lizio senza l'attacco, all'inizio più lungo, più forte, toc toc, ma non apre nessuno. Rimane in testa Taddei davanti a Lizio, ecco il secondo tornante, è in discesa. Giù tutto l'acceleratore verso il primo tornantone. Letta l'attacco inferno! Lizio, Taddei viene giù, fanno affiancati il tornantone e si incrocia un po' la traiettoria. Ma stavolta Taddei chiude bene. E andiamo al discesone finale per chiudere il sesto giro. Ed eccoci, Taddei e Lizio sempre primo e secondo, e purtroppo Rincella deve abbandonare, quindi probabilmente dei problemi meccanici. La rossa rimane pure da Taddei e Lizio. Tornante, è in discesa! Curvone! Contro tornante! Sempre Taddei e Lizio, sembra un solo kart! Taddei prova ad allungare la fisarmonica! Siamo nel corso del settimo giro! Passano praticamente affiancati Taddei e Lizio. Siamo nell'ottavo giro, due lanterne. Primo tornantino. Secondo tornantino, è in discesa. Prova l'incrocio di traiettorie, Taddei, Lizio, traiettoria ideale, non lascia spazio, ma sono davvero ravvicinatissimi, siamo nel corso dell'ottavo giro, dicevamo. Ed ecco il secondo giro, ed eccoli, ancora una volta, a tu per tu, Taddei e Lizio. Taddei risponde, si riporta in testa, secondo tornante, è in discesa, uno alla scia dell'altro, è un trenino vero e proprio, senza attacco interno ancora una volta, si riporta in testa, fantastica lotta. Lizio guida su Taddei, ma sono uno alla scia dell'altro. Eccoli che vanno ad iniziare, inizia in questo momento l'ultimo giro. Passa Lizio in testa davanti a Taddei. Prego, Taddei, bussa, toc toc, non apre Lizio.
stiamo andando a Tornanzone, traiettorie differenti, ultimo tornante e poi sarà per il Turmetal, per il furgone che mette nella discesa finale. No, la bandiera scacchi, va a saltare la vittoria! Inizio! Seconda piazza per Ferdinando Sattei e quindi terza per Marco Pizzica! E quindi il posto della stock per Alessandro Nizio, Ferdinando Sattei e Marco Pizzica! Il numero di terminato voto si aggiudica la 60.000, prime 10 posizioni con Alessandro Nizio, Ferdinando Sattei, Marco Pizzica, Lamberto Ferrari, Filippo del Tempo, quinto, quindi può Giancarlo, sesto, settimo, Murato Staro, per sesti, nono, D'Accordo, decimo, e quindi Alessandro Pacini, undicesimo, Mancione.